La sfida con il Tavagnacco finisce 2-2, una partita comunque dove ci sono state un sacco di occasioni da gol. Come valuta lei questo incontro? Ma secondo me è stata veramente una gran bella partita, due squadre che si sono affrontate apertamente e dove ognuna delle due squadre voleva portare a casa il risultato. E bravissime le mie ragazze che sul 2-0 non hanno mollato e hanno trovato il pareggio. Magari con un pizzico di fortuna in più, chissà, avremmo portato a casa anche i 3 punti. Si conferma anche la tradizione del pareggio, insomma, tra Travagnacco e San Zaccaria, che sembra che siano proprio fatte per pareggiare e nessuna per prevalere sull'altra. Paradossalmente sì, sia l'anno scorso che in casa abbiamo fatto 2-2 e al ritorno a casa del Tavagnacco 1-1, quest'anno gli stessi risultati. E io sono contenta, ritengo che il Tavagnacco sia una squadra molto forte, quindi sono soddisfatta del risultato. Grazie.